Del numero 28 Andrea Alessandrini, bravo anche Stefano Vucci a uscire davanti al giocatore bresciano Lombardo, e la palla ha rimbalzato sul parquet ed è uscita sopra la traversa. Sì, ora Tavernelle sta iniziando un'azione d'attacco. Sì, adesso si lavora sull'esterno per poi entrare dentro e cercare insomma l'azione, eccolo qua, peccato, Bednarek ha provato col suo mancino ma la palla è uscita proprio di un soffio. Peccato veramente, ora Tavernelle non è ancora in palla, ma ci vuole sempre del tempo a questa squadra per entrare in partita, speriamo che migliori più avanti. Eh sì, ormai è già la terza volta che gioca in casa Chianti Banca, un buon pubblico tra l'altro. Yassan Prit, soprannominato Yass, giusto? E insomma anche te, ecco la rete, il 2-0 per il Metelli Cologne, quindi il numero 43 che Daniele Soldi col mancino è andato a segnare abbastanza agevolmente la rete del 2-0. E bisogna stare attenti perché la partenza del... ecco qui, grande rete di Francesco Provvedi che accorcia le distanze, quindi 2-1 sempre per la formazione lombarda. Si entra nel vivo, ecco il tiro, e il 3-1 immediato di Paolo Piantoni che dalla destra ha tagliato ed è andato a segnare il 3-1. Un match che è iniziato subito alla grande, dopo 3 minuti già 3-1, però non deve farsi staccare il Chianti Banca. Il nostro allenatore Matteo Pelacchi ce l'aveva detto, che loro sono una squadra che gioca molto sul ritmo e hanno due terzini molto bravi. Quindi ora vediamo come si mette la partita. Esterno con il tiro, ma la parata del portiere Andrea Sirani, era stato Michele Graziosi a giocare dall'ala, ma è stato bravo in questo caso. Tra l'altro avevamo visto anche durante l'allenamento che questo portiere mi sembra molto bravo anche al senso della posizione. È sicuramente una squadra da tenere sotto osservazione, questa squadra lombarda che ha come allenatore Carlos Britos e come secondo Marco
Ljubo Bratovic, mentre ricordiamo l'allenatore del Chianti Banca è Matteo Pelacchi, con Francesco Tomei come secondo. Ecco la deviazione con i piedi di Stefano Vucci. Sicuramente Stefano è un portiere molto agile. Sì, sì, sicuramente ha un buono slancio e quando è in forma è veramente difficile segnargli. Ancora azione, adesso c'è, bravo, c'è il fallo di Bednare che prende anche la munizione, quindi attenzione, inizia con un giallo. Giri Bednare, che ricordiamo lo scorso anno all'Ambra di Poggio a Caiano e quest'anno invece al Chianti Banca. C'è il rigore, lo segna ancora Franco Gavidia per il 4-1. Attenzione perché stanno un po' scappando la formazione lombarda. Chianti Banca deve essere un po' più concreta, soprattutto in fase offensiva. Sì, ora dobbiamo essere bravi a non farci prendere dalla furia di segnare gol, dobbiamo organizzare l'attacco. Vediamo come reagisce il Tavarnelli. Sì, adesso ancora Bednare che fanno girare la palla, Francesco Bevanati che gioca in questo caso centrale, il tiro, c'è la deviazione, quindi palla sempre nelle mani del Chianti Banca Tavarnelle e ancora Bednare che prova ma la dà centralmente. Adesso c'è l'azione di contropiede in velocità, Metelli Cologni bravo in questo caso e la parata, adesso potrebbe ripartire proprio col contropiede, la rallenta Michele Graziosi, la cede a Bednarek ancora e la gira sul lato sinistro per Francesco Provvedi, ancora Bednarek che prova il tiro, la parata ancora del portiere Andrea Sirani, aveva tirato Francesco Bevanati. C'è un po' di difficoltà perché la difesa del Metelli Cologne sta chiudendosi molto bene. Sì, hanno un'intensità molto alta per ora. Poi nell'azione prima è stato bravo Stefano Vucci a negare una girella al loro terzino e loro hanno un'intensità molto alta per ora e noi ne stiamo soffrendo molto. Eh sì, sicuramente soprattutto in fase difensiva non lasciano spiragli agli avanti del Chianti Banca Tavarnelle, che sicuramente adesso deve cercare adesso di difendersi in questa fase. Siamo a 6-27, c'è il passaggio centrale, il tiro, la grande parata, bravo Stefano Bucci con la mano sinistra, la devia di sopra, questa è una grande parata. Davvero una grande parata sul tiro di Foglia Andrea, Stefano Bucci non si è fatto trovare impreparato, veramente molto reattivo. Eh sì, sicuramente ora ci voleva proprio questo passaggio e questa deviazione anche per andare a ridurre le distanze, 4-1, adesso ci vuole 4-2. Sì, alla fine sono anche delle piccole parate che ti cambiano la mentalità e questo ci serve ora. Ci servono dei momenti decisivi che te la cambiano. Ancora Tavarnelli che adesso prova, ancora Provvedi, Francesco, c'è fallo. Riparte ancora la squadra allenata da Matteo Pelacchi. C'era Francesco Bevanati che, no, l'arbitro, i ricordi, due arbitri sono Romana, quindi due fratelli che oggi sono qui al palazzetto di Colle Valdelsar a arbitrare questa deviazione del portiere, ancora sulla traversa Andrea Sirani, ancora ha negato la rete a Francesco Provvedi che sicuramente è un giocatore esplosivo che quando va al tiro veramente molte volte fa male. Sì, sì, senz'altro è il giocatore uno dei più pericolosi del Tavarnelli, compagno di squadra molto valido su cui facciamo tutti affidamento. Ora ha avuto un po' di sfortuna questa traversa, speriamo che vada meglio successivamente. Eh sì, sicuramente in questo caso Lorenzo Provvedi, c'è il fallo e quindi la difesa quindi è lasciata insomma ai due fratelli proprio insieme a Bednarek nella fase, il tiro è ancora, ma intanto c'è un fallo lì. Sì, viene il numero 2 Franco Gavidia, sicuramente insomma l'abbiamo visto in questi pochi minuti, 8:31 che sono passati, sicuramente questo numero 2 Franco Gavidia è senz'altro un giocatore esperto e che sa come muoversi soprattutto nella fase offensiva. Molto bene gli spazi, molto forte uno contro uno, alto, buona elevazione, dobbiamo stare molto attenti a non farci sorprendere, dobbiamo stare svegli in difesa. Comunque vediamo
vediamo come dice il Tavarnelli, con un'azione di contropiede di velocità, non si sono fermati. C'è anche Datta Treia che gioca a sinistra oggi e che sicuramente nella sfida vinta in casa di tre settimane fa addirittura fu uno dei protagonisti insieme proprio a Francesco Provvedi, fece una grande partita. Sì, sì, sicuramente anche lui è un ottimo elemento della nostra squadra, e molto rapido con le gambe, pericoloso uno contro uno, e speriamo che possa dare un contributo in questa partita. Sul Tavarnelli prova ad attaccare con Belvinare, c'è il fallo. Yas, volevi dire? C'è stato un bel fallo del numero 28, però comunque volevo dire, la partita di tre settimane fa è stata anche una bella partita perché c'è stato un ragazzo, Edoardo Borgiani, in classe 99, e ha brillato molto con 14 giorni. C'è la rete, quindi 4-2, la rete di Bednarek, giri Bednarek che ha accorciato le distanze. Adesso c'è Mama, riesce, l'avevamo detto, il numero 2, Franco Gavidia, che addirittura è tra l'altro contrastato da due giocatori del Tavarnelle, è riuscito lo stesso a tirare e a centrare la rete nella zona bassa proprio del portiere Vucci. Quindi 5-2, siamo al decimo minuto, 10:25 di gioco in questo primo tempo. Il tiro però centrale, troppo centrale, di Francesco Provvedi, si è dovuto elevare perché i due centrali del Metelli Cologne sono due stangoni, come si dice. Alti, non è facile segnare dalla distanza con difese così alte. La squadra dovrebbe provare più a giocare unita, non con i singoli. Adesso vediamo se coach Pelacchi tirerà fuori qualche sua carta. Ho visto che si è mosso qualcosa dalla panchina con il numero 92, dovrebbe entrare Nicola Barbarito. Adesso chi dovrebbe uscire di solito? Dovrebbe uscire o Bednarek o Provvedi Francesco, perché è un terzino Nicola e quindi dovrebbe sostituire uno di questi due. Grande parata ancora di Vucci, che con la mano sinistra ha deviato sul palo questo tiro insidioso. Ecco, qui esce proprio Francesco Provvedi ed entra Nicola Barbarito. Ecco, raccontiamo anche un po' dietro le quinte, perché insomma voi siete giocatori. E come vi preparate per queste gare? Gli allenamenti li fate a Tavarnelle, giustamente, e giocate qui a Colle Valdezza. Poi insomma, ricordiamo, Tavarnelle è una società che arriva dalla Serie A2, quindi neopromossa. Insomma, l'impatto di giocare nella massima serie chiaramente c'è. Sì, sì, l'impatto c'è. Poi gli allenamenti, ora se ne fa uno a Colle, gli altri si fanno a Tavarnelle, e quindi anche il campo, perché a Tavarnelle il campo è più corto e qui è più lungo. E nell'azione prima è stato bravo anche Datta Treia, perché non è scattato su ma invece ha aspettato il pallone e non andasse in pallo laterale dopo la parata. C'è la rete di Andrea Alessandrini, 6-2, attenzione perché questa è una squadra molto pericolosa che riesce a segnare e appena ha un piccolo spazio a disposizione. Bisogna essere sempre attenti, soprattutto in fase difensiva. E poi centralmente hanno il numero 2, che dicevamo, Franco Gavidia, e il numero 20, Paolo Piantoni. Ecco qua, qui c'è, molto ovviamente c'è fallo, sì, proprio quello che dicevo prima, Paolo Piantoni, che è andato a chiudere sul insomma, il tentativo di Nicola Barbarito. Ancora Datta, ecco Datta, ma subisce il fallo di Daniele Soldi. Una partita bella comunque, che si gusta anche vedere. È chiaro che per Tavarnelle, grande rete di Bednarek che accorcia e dimezza le distanze, 6-3. Ecco, forse bisogna lavorare proprio su questo fatto di cercare di penetrare i lunghi, diciamo così, del Metelli Cologne. Sì, sicuramente la loro stanza fisica può risentire di un'accelerazione di giri Bednarek, che è molto forte uno contro uno, lo ha appena dimostrato. Adesso vedremo se riuscirà a mantenere questo ritmo e se la palla a mano Tavarnelli si sveglierà tutta insieme. Eh sì, sicuramente ancora il tiro, e questo bello, e con il mancino riesce a concludere Daniele Soldi in diagonale e a segnare il 7-3. Adesso Datta è lì solo, difficile andare a
segnare da solo. Ammonizione ancora per il numero 7, mi sembra, quindi ancora un altro ammonito, numero 7 Fabio Cavalleri, quindi ancora giri Bednarek, la fa girare questa sfera ancora adatta, cercano, ecco, l'inserimento come si diceva prima, bella palla, e questo forse è fallo, mi sembrava fallo infatti con Lorenzo Provvedi, questa è stata veramente una bella azione. Sì, è stata una bella azione con un no look di Bednarek, ora c'è il tiro di Nicola Barbarito ma che parata del portiere loro. Sta per entrare David Perattoni, che è anche il mio allenatore in under 18, e ora fallo brutto, una spinta in aria c'è stata, non c'è stata la munizione dell'arbitro. Un po' di cambi, vedo anche Vitelli Cologne da un po' di cambio ai propri giocatori, sono entrati il numero 8 Andrea Foglia, è entrato il numero 19 Gianmarco Barbariga, e quindi che sono andati a mettersi dalla parte destra, quindi dell'attacco. Ancora deviazione o palo, non si è capito tanto bene, adesso c'è il contropiede, era fallo, questo era fallo, il 19 aveva, Gianmarco Barbariga aveva spinto lentamente il giocatore della Chianti Banca Tavarnelle, ancora errore, nettamente rilancio lungo, Dalta Treia ancora, va a tirare per la rete, grande rete, 7-4 sull'asse Vucci Dalta Treia, questa è veramente una bella rete in contropiede. Sì, sì, questa è la specialità di Dalta, la velocità in contropiede riparte, nessuno riesce a stargli dietro, è sempre il primo a attaccare e a rientrare, molto rapido. C'è la famosa regola che l'altra volta era la prima volta che chiaramente era entrata, che adesso si gioca senza portiere o con il giocatore in più. Sì, adesso c'è questa nuova regola e molti allenatori ora stanno sfruttando, che è del giocatore in più in attacco, e è rischiosa e ti può dare beneficio allo stesso tempo, è una regola un po' così che poi alla fine decide l'allenatore se metterla o non metterla, difficile da valutare bene. C'è un momento di sosta, allora ripartiamo un attimo, qui c'è stato un momento di due minuti da quello che ho capito, giusto? Sì, allora numero 20 mi sa, sì. Al numero 20, esatto, numero 20 che è Paolo Piantoni, quindi c'è, dice, è in campo, allora non si è capito, forse adesso andiamo a vedere dopo, intanto insomma un uomo in più per il Tavarnelle, Chianti Banca Tavarnelle. Vediamo un po', adesso rientra il portiere, quindi c'è l'occasione per il Chianti Banca, il passaggio, peccato, c'è il fallo, attenzione perché poteva perdere palla qui, Nicola Barbarito è stato spinto da dietro, entra in campo intanto anche Davide Pierattoni, sicuramente uomo di regia, via, diciamo così. Sì, sì, il giocatore deve impostare il gioco e comandare la squadra, ha un ruolo di grande responsabilità. E sicuramente è in grado di svolgerlo al meglio, adesso vediamo con un uomo in più se sarà in grado di portare la squadra a segnare. Sì, ricordiamo 7-4, una grande parata con i piedi sempre di Andrea Sirani, sicuramente un ottimo portiere, l'avevamo già visto, e adesso si rimette, lascia entrare in questo caso Niccolò Mercandelli,
e lui esce e dopo chiaramente ci sarà il cambio, molto probabilmente uscirà il numero 4 e rientrerà il portiere numero 21. E sicuramente in questa fase dove c'è lo svantaggio numerico può essere veramente un fattore importante. Sì, può essere davvero un fattore importante. Poi secondo me l'uomo che si sta soffrendo di più è proprio il loro portiere, e ora sta per entrare Edoardo Borgianni in classe 99, un buon giocatore. Sì, sicuramente l'avevi detto te prima, la vittoria di Chianti Banca Tavarnelli è stato uno dei protagonisti. Forse sembravano passi, mi sembravano, però ecco, no, almeno. Sì, sicuramente ha fatto passi il giocatore del Coloni, ma forse l'arbitro ha interpretato il fallo di spinta di Francesco di Lorenzo Provvedi, ha lasciato correre. È entrato Edoardo Borgianni e sicuramente lì sull'ala sinistra due giocatori velocissimi, anche possenti. Ecco il tiro di Bednarek, niente, non c'è verso da segnarli. Attenzione, adesso c'è il contropiede e c'è il tiro e la rete. 8-4, peccato perché c'è stato anche l'uomo in più, però è una squadra tosta questo Metelli Cologne. Sicuramente esperta e che non lascia nulla al caso. No, sicuramente hanno più esperienza di noi, che siamo una new entry di questo campionato. Adesso Edoardo Borgianni subisce un fallo, la squadra punta molto su di lui perché ha un carattere molto forte, non ha paura di confrontarsi con persone più grandi o più forti o con più esperienza. Adesso subisce un fallo, questione per Attoni, prova ancora per Borgianni. Sì, con i piedi un'altra volta, tre tiri, tre parate con i piedi che non sono facili, e c'è la rete di Davide Lancini, il 9-4 a favore del Metelli Cologne. Adesso c'è il time out. Allora riprendiamo qui dal Pala Francioli di Colle Valdelsa, ricordo settima giornata del campionato di Serie A tra Chianti Banca Tavarnelli e Metelli Cologne. Risultato 9-4 dopo 19 minuti e 12 secondi. Tra l'altro ho sentito anche il tifo da parte dei sostenitori bresciani, rispondono subito i tifosi di Tavarnelli. Sì, non ci facciamo intimorire da tipo avversario, soprattutto abbiamo dei sostenitori. Attenzione, errore in fase di costruzione del Tavarnelli. Adesso il Cologne può ripartire in punta piede. Ancora sì, l'azione del Metelli Cologne ha fischiato un fallo a Datta, che va subito a sincerarsi delle condizioni di Daniele Soldi, e riparte subito l'azione offensiva da parte della squadra lombarda, che effettivamente è una squadra molto compatta, che non lascia nulla al caso e soprattutto anche, bisogna dire, molto concreta. Sì, sono una squadra molto concreta, con soprattutto i loro due terzini. Ora c'è stato un tiro dell'ara, tutto gol. Sono dei giocatori che sbagliano poco, sbagliano molto poco. Noi invece nell'azione prima con Davi Perattoni, che è uno che sbaglia molto poco anche lui, ha sbagliato e abbiamo preso il gol. Eh sì, sicuramente 10-4 il punteggio, bisogna stare attenti perché se si allontana poi la formazione ospite, poi è difficile. Qui l'errore
ha cercato un inserimento di Lorenzo Provvedi, adesso altra azione, il tiro e la rete, troppo facile, no, non l'ha data, no, invasione, ecco, giustamente Alessandro Lastucci me l'ha fatto notare, attenzione, addosso all'arbitro, la palla ancora, meno male perché insomma era entrato bene e all'interno molto ovviamente con il piede ha toccato l'area del portiere e quindi è stata annullata la rete dell'11-4, quindi sempre 10-4, questo è importante, questo per ancora grande parata del portiere, ma c'è rigore, quindi penalty e cambio del portiere, da quello che ho capito esce il numero 21, entra il numero 26 Cristian Sirani, quindi fratello molto probabilmente, perché uno è Andrea, uno Cristian, sì, si rassomigliano anche, sì, mi sembra che quasi sicuramente va, come si dice, sulla linea dei 7 metri e c'è la rete, bravo Edoardo Borgianni che dimezza, quindi 10-5, era importante questa rete, questo gol, perché ridà fiducia alla squadra di Matteo Pelacchi, perché c'è stata una fase dove sicuramente Metelli Cologna ha giocato veramente bene. Sì, anche ora non è che stanno giocando male, però bene così. Edoardo Borgianni è un ragazzo bravo, tira bene anche dai 7, quindi bene. Ancora invasione, quindi bene, questo vuol dire che la difesa del Tavarnelle sta iniziando a chiudersi nel migliore dei modi e forse anche a capire un po' quella che è la strategia offensiva da parte dei giocatori lombardi, e questo è sicuramente un vantaggio. Vediamo un po' Bednarek, che ancora Provvedi, fanno girare la palla con in questo caso è entrato anche Francesco Vermigli, prova il mancino ma c'è il fallo, infatti cade in terra, si rialza grazie all'aiuto di Andrea Foglia che esce al posto di Paolo Piantoni, che entra, difensore roccioso in questo caso, insomma, vederti in campo forse la sentivi di più, Alessandro? Sì, sono molto nervoso perché mi sarebbe piaciuto confrontarmi con questi avversari. Adesso 2 minuti per il difensore numero 2 Franco Gaviria, quindi diciamo forse anche il giocatore più rappresentativo per Metelli Cologna, quindi vantaggio numerico e anche insomma la perdita di un giocatore senz'altro molto forte. Sì, adesso è importante per il Tavarnelle far girare bene la palla velocemente, riuscire a tirare dai 6 metri liberi e cercare di segnare al portiere, che anche se oggi è molto in forma. Sì, sicuramente l'abbiamo visto, Jas, questo portiere ha dimostrato di essere veramente insomma un estremo difensore coi fiocchi. Sì, ha parato molto, ha parato quasi tutto alla fine. E ora l'importante è girare bene il pallone e partire con degli scalari per fare andare a tirare le ali. Tu giochi ala e insomma è fondamentale il ruolo dell'ala nella palla a mano, perché riesce a entrare dal laterale per poi andare a tirare. Soprattutto è un ruolo che finalizza, è un ruolo che gioca poco, quindi in attacco, cioè tocca poco il pallone, però serve per realizzare, è un ruolo dove devi fare i gol. Decisivo. Sì, decisivo. Sì. Sì, adesso riparte, ricordo, con l'uomo in meno, è uscito Franco Gaviria, adesso come al solito utilizzano il... Ma peccato, c'è stata la deviazione e la rete del Metelli Cologni che si porta 11-5 con superiorità numerica, questo non è un fatto positivo. 23-50, quindi 7 minuti al termine del primo tempo, con più 6 per la formazione lombarda, che insomma dimostra di essere veramente una squadra di bella. Questo è bello Datta, bravo Datta, che proprio si diceva l'ala o terzino in questo caso, che entra dentro e va a segnare in diagonale. Questa è un'azione che insomma il coach Matteo Pelacchi la utilizza nei momenti decisivi. Sì, è un solo scalare, fatto molto bene, con palla del terzino all'ala che va a segnare, attenzione, gol del numero 20 di Paolo Piantoni, che era subentrato, e quindi il 6-12, forse qui in questo caso Bucci la poteva andare a... Bello questo pallonetto di Francesco Vermigli,
quindi 12-7, la partita è viva, anche se adesso c'è il cambio del portiere, tra l'altro entra Mattia Ciani al posto di Stefano Bucci. Matteo Pelacchi in questo momento gli ha dato un po' di respiro, anche perché i due portieri sono abbastanza, insomma, sullo stesso piano. Sì, sono molto intercambiabili, con due ottimi portieri. Forse la sostituzione Matteo l'ha vista il coach Pelacchi, l'ha vista nella federazione precedente, quando la difesa è riuscita a murare un tiro molto pericoloso, ma Bucci Stefano purtroppo si è fatto togliere impreparato e allora ha pensato che fosse opportuno un cambio per placare gli animi. Sì, sicuramente avere due portieri, quindi questa intercambiabilità è fondamentale, e anche per avere sempre al massimo l'estremo difensore. Ecco qui l'azione, mamma mia, era stato bravissimo in questo caso David Pierattoni, ma il nostro Andrea Sirani ha veramente grande parata ancora di Mattia Ciani, il contropiede, 1-2 e ce la rete, sta Francesco Berbigli, 12-8, bravo David Pierattoni, ha dato una palla bellissima e veramente adesso c'è il time out. Francesco provvede, comunque time out. Allora, 12-8 per Metelli Cologne, 26-09 giocate, quindi in meno di 4 minuti al termine del primo tempo. E raccontiamo prima il bel gol, in questo caso di Francesco Vermigli, ha fatto veramente una bella azione. Sì, poi volevo dire anche che Mattia Ciani è entrato benissimo in partita e ha fatto due parate decisive per il gol di Francesco Vermigli. Eh sì, sicuramente adesso ancora la squadra lombarda che in fase offensiva, però mi sembra la difesa adesso sta andando molto bene, ancora tiro appena fuori dalla destra del palo di Mattia Ciani, e quindi c'è ancora l'opportunità per Chiantibanca Tavarnelle. Rientra in questo caso David Pierattoni come, diciamo, centrale, come playmaker per quanto riguarda Tavarnelle, fa girare la sfera per cercare di entrare direttamente con, molto ovviamente, con Bednarek nell'azione. Adesso bene, ancora c'è palla per Tavarnelle, ecco, in questo caso insomma, un piccolo errore da parte di Metelli Cologne. Sì, potevamo recuperare la palla, ma forse l'arbitro ha visto un fallo su Francesco Provvedi e quindi la palla torna in possesso di Tavarnelle. Adesso prova a far girare la palla con lo schema, taglio di Datta, Bednarek prova il tiro, parata del portiere che oggi è veramente in forma. Borgiani. Incredibile, l'aveva presa Edoardo Borgiani, ancora con la manona il Sirani, Andrea Sirani, che riesce a parare. Veramente altro errore per fortuna del Metelli, e quindi palla ancora per il Chiantibanca Tavarnelle. Gli ultimi due minuti di gioco di questo primo tempo, potrebbe ancora accorciare la squadra di casa. Sì, speriamo, soprattutto ora fanno a cambio attacco e difesa Bevanati e Pierattoni. Vediamo un po'. Tiro di Datta Treia. Grande rete in pallonetto, Datta che va a segnare il 9-12.
a 1 minuto e 40 dalla fine del primo tempo, quindi accorcia a meno 3 la squadra di Matteo Pelacchi e Francesco Tomei, e a dimostrazione che insomma c'è grinta, c'è voglia, c'è determinazione, quando si gioca non si molla mai. Sì, sicuramente l'errore più grande che possiamo commettere adesso è perdere la testa, non giocare di squadra. Adesso un errore da parte del Colombo, il tiro alto, il numero 8, Foglia Andrea. Forse anche loro hanno perso un po' di tranquillità vedendo il Tavernelli andare in alto. Palla per Edoardo Poggiani. E c'è la rete, c'è la rete, grande rete, l'ha trovato e l'ha infilato, 10-12. Quindi 12-10, a un minuto dalla fine del primo tempo. Si arrabbia infatti il loro allenatore, perché insomma era solo, completamente solo Edoardo Borgiani, qui in fase difensiva hanno sbagliato. Sì, hanno sbagliato loro e ora ci sono loro in attacco con il nostro Bevanati, che è molto alto, molto alto, e sta molto alto anche sul loro terzino, che eccolo che si è dovuto spostare persino all'ala perché alla fine era marcata uno. Sì, fanno un'azione e fallo, potrebbe ripartire in contropiede, uno contro uno, e c'è la rete dell'11-12, quindi è Francesco Provvedi che segna la rete dell'11esima rete, 10 secondi, anzi 12 secondi alla fine, forse ci sarà un'azione, bravo ancora in contropiede, potrebbe andare a pareggiare, fallo, questo è fallo, questo è fallo. 2 minuti per il numero 58, Davide Lancini, un grande finale di primo tempo, e mi sembra sia scaduti i 30 minuti, ma molto probabilmente c'è il rigore, quindi c'è il rigore, quindi per andare a pareggiare, quindi per concludere il pareggio, ricordiamo anche meno 6 per Tavernelle, e adesso c'è l'occasione per andare 12-12 alla fine del primo tempo. È già scaduto il tempo, però giustamente si va a tirare il rigore. La palla a mano è bella anche per questo, perché in 2-3 minuti siamo riusciti a recuperare 3-4 gol. È uno sport un po' conosciuto in Italia, però è un gran bello sport. Andiamo a vedere il rigore, sì, di Edoardo Borgiani. C'è qualcosa da dire, i due arbitri, ricordiamo i fratelli Romana, e c'è la rete, 12-12, e si chiude così il primo tempo. Sì, si chiude il primo tempo, quindi primo tempo tra Chianti Banca e Tavernelle, Metelli Cologne, 12-12. Perché sono domande io.
partito secondo tempo al Palafrancioli, ricordo settima giornata di campionato di Serie A, girone B. E per quanto riguarda la pallamano, in campo Chianti Banca, Tavarnelle, Metelli Cologni, primo tempo 12-12 dopo una grande rimonta da parte della squadra di casa che si ritrovava sotto 12-6, sul vantaggio di Francesco Provvedi, sotto di 12-6, ha recuperato 12-12 con il rigore proprio di Edoardo Borgianni allo scadere, e adesso addirittura va in vantaggio, quindi 13-12 per Chianti Banca Tavarnelli, che per la prima volta va in vantaggio. Sì, per la prima volta nella partita mette fuori la testa al Tavarnelli e fa vedere che può essere pericoloso. Adesso ha una difesa un po' più aggressiva con il numero 2 del Cologni, preso sempre uomo da Francesco Bevanati, che non lascia un attimo, lo segue sempre. Adesso c'è il tiro, la palla è fuori, meno male, il numero 4 del Cologni, Nicolò Mercandelli. Fortunatamente la difesa regge bene l'attacco del Cologni, non gli permette di tirare libero e il pallone sporcato va fuori. Adesso è ancora Bednarek che è ancora con grande rete ancora di Francesco Provvedi, che porta due le reti di vantaggio, quindi 14-12, insomma è un più un 8-0, bisogna dire, 6 reti nel primo tempo per il pareggio e poi adesso le due reti consecutive, insomma un bel momento per la formazione di mister Pelacchi. Sì, adesso c'è stato un bellissimo cambio di direzione sul giocatore da parte di Francesco Provvedi, spiazzato in un bel tiro basso a prendere il palo. Eh sì, ancora in attacco adesso la formazione, ricordiamo, del Metelli Cologne che viene da Brescia. Adesso c'è la rete in penetrazione del numero 8 Andrea Foglia, che riduce le distanze 14 e grande rete questa qui del 15-13 per Francesco Vermigli. Spiegala, però questa qui è veramente con un tocco di mano. Sì, ha usato una girella che ha praticamente saltato con il braccio basso e con il tocco del polso è riuscito a far girare la palla e senza accasare le spalle del portiere dopo aver colpito il palo. Insomma, una grande rete anche a testimonianza che adesso il morale è alto e c'è anche la possibilità anche di fare qualcosa di speciale. Sì, speriamo. Poi volevo dire anche lui, in allenamento queste cose le aveva provate in questa settimana e ora gli è riuscita, una grande soddisfazione. Adesso intanto c'è la rete del Metelli Cologne e col mancino 15-14, però sempre avanti la formazione di casa. Sono passati circa 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ricordiamo anche i risultati di questa settima giornata: il Città Sant'Angelo ha superato Nonantola 26-18, il Cingoli ha sconfitto la Dorica 30-22, mentre il Carpi, c'è la rete, grande rete di Francesco Provvedi, il Carpi ha sconfitto Romagna 21-17. Poi l'altra sfida in corso, Chianti Banca Tavarnelle Metelli Cologne 16-14 con la rete di Francesco Provvedi, che poi era andata anche in terra molto probabilmente sullo slancio del tiro. Sì, è stato toccato alle spalle da un avversario, sembrava si fosse fatto male, fortunatamente si è rialzato subito. Eh sì, si è rimesso subito nella fase difensiva, adesso... Ah, peccato, l'aveva toccata Mattia Ciani e c'è la rete, sempre accorcia le distanze il Metelli Cologne, in questo caso è stato Daniele Soldi che col mancino fa male. Questo è stato un gran bel tiro, piazzato al 7, bravo il numero 43. Ancora Bednarek, Provvedi, Davide Pierattoni che passa la palla a Edoardo Borgianni, che con la sua foga incredibile va a segnare il 17esimo gol. In precedenza era 16-15, adesso è 17-15, quindi sempre due le reti di vantaggio. Adesso Metelli Cologne che cerca di rimettere un po' ordine anche la sua fase offensiva, ma è molto interessante questo, diciamo, questa pressione da parte di Francesco Bevanati sul centrale. Ecco qui, peccato, c'è un fallo sul centrale Franco Gaviria. Molto bravo Matteo Pelacchi a livello tattico, ha trovato un po' la strategia e
ha cambiato proprio la propria difesa. Qui c'è la rete del Davide Lancini, il 17-16. Comunque la mossa di giocare con diciamo un centrale difensivo più avanzato è sicuramente stata vincente. Sì, sì, è un tipo di difesa che soffre. Grande gol di Francesco Provvedi, all'improvviso ha tirato e ha trovato l'angolino alla sinistra del portiere Sirani. Sì, dicevamo un tipo di difesa della Palma Tavarnelli, un 5-1 con il centravanti molto alto a disturbare il gioco dell'avversario. Per ora sta dando i suoi frutti, la mossa di coach Pelac. Vediamo se continuerà su questa asse la partita. Eh sì, sicuramente è un momento positivo e soprattutto Gella è fallo, sì, hai ragione. Francesco Provvedi ha fatto fallo su Daniele Soldi, sempre il mancino che dicevamo prima. Ecco ancora lui, vanno a deviazione. Bravo lo stesso comunque in questo caso Francesco Vermigli a interrompere l'azione offensiva della squadra lombarda. È fondamentale andare a interrompere perché poi forza di girare palla poi si trova sempre lo spiraglio. Il tiro, la traversa, ma va ancora nelle mani, ancora palo e la palla viene ripresa dal Chiantibanca. Quindi adesso con un più due e palla in mano è sicuramente una situazione positiva. Adesso c'è la deviazione. Comunque sì, adesso è il contrario del primo tempo, la squadra sta girando e i portieri stanno anche parando e quindi bene così, bene, bene così, sì, effettivamente. Bravo anche David Pierattoni che sicuramente anche lui ha dato spinta alla squadra soprattutto nella fase di play e in fase difensiva anche lui va a chiudere sul giocatore, l'avevamo detto, Franco Gaviria, senz'altro quello più pericoloso della formazione di Carlos Britos. C'è due minuti per il per Bednarek, giri Bednarek, quindi due minuti, attenzione. Adesso gli dice qualcosa Francesco Provvedi e quindi due minuti, peccato perché non mi sembrava un fallo così grave, però si vede che gli arbitri, la coppia, i fratelli Romana hanno visto un'infrazione grave. Sì, il fallo era cominciato lontano dalla riga di 6 metri, però purtroppo si è prolungato fino a che l'avversario non è riuscito a sfondare e quindi è risultato che è stato preso dalle spalle dal giocatore del numero 8 del Tavarnelli e quindi ha visto l'infrazione come un fallo a 2 minuti. Eh sì, allora, settimo minuto e 8 secondi dall'inizio del secondo tempo, adesso è entrata la scopa, come si dice, per andare a pulire il parquet e riparte il Betelli Cologne che prova a... c'è il tiro e fallo. Altro due minuti per Francesco Bevanati e c'è il rigore anche, adesso c'è il cambio del portiere, entra a difendere la porta del Chiantibanca Tavarnelle Stefano Bucci e tira Franco Gaviria per... e c'è la rete, 18-17. Attenzione perché adesso due uomini in meno per la squadra di Pelacchi, non è facile giocare con due uomini in meno, assolutamente, cercano di inserirsi, forse la devono... prova il tiro, no, fa la finta, adesso tira ma è troppo facile. Datta ha giocato centralmente ma non è uomo da giocare centralmente. Adesso bisogna cercare di tenere più palla possibile in attacco, è una cosa molto difficile però bisogna farlo, e in difesa cercare di chiudere così. C'è l'errore da parte del numero 43, proprio di Daniele Soldi, e quindi giustamente come diceva Ias è giusto tenere palla. Adesso l'arbitro, forse il time out, fischia qualcosa, cercare di interrompere, come è successo, gli è andato a chiudere bene. Attenzione, questi errori, meno male, si scambiano
Edoardo Borgianni e David Pierattori non si sono intesi ed era entrato ancora Daniele Soldi, che ha sbagliato di nuovo per fortuna della squadra fiorentina. Ancora errore, attenzione ragazzi, bisogna riprendere, ottimo, c'è la possibilità, niente da fare, adesso un po' di confusione in campo. Sì, adesso era un'ottima possibilità, due errori consecutivi della pallamano Tavarnelli. Sul primo era riuscito a rimediare e quasi è riuscito a tirare dai 6 metri con Davide Pierattori, ma purtroppo non è riuscito a bloccare la palla. Attenzione adesso, la parata. Grande parata di Mattia Ciani, che è andato con il corpo a chiudere. Adesso è rientrato Bednarek, che intanto meno uno dal lato, poteva interrompere, e c'è la rete di Franco Gavidia, il pareggio 18-18. Partita veramente che non finisce mai, ci sono sempre cambiamenti. Adesso rientra anche con il numero 9 Datta 3 a Petrangeli, e quindi si ristabilisce la parità. Vediamo un po' il tiro e la rete, grande rete di Edoardo Borgianni, che mantiene il vantaggio da parte del Tavarnelle, che antibanca. Era importante tenere avanti il Esso, c'è la deviazione e palla sempre a Tavarnelle. È stata una grandissima azione di Davide Pierattori, che ha dato un cambio di direzione a Edoardo Borgianni e poi si è inserito sui due difensori, dando lo spazio a lui di tirare, e è stata una grande azione. Eh sì, grande parata qui della difesa, grande muro, e poi Mattia Ciani non fa uscire la palla e non concede neanche il calcio d'angolo, sì, l'angolo alla squadra avversaria. Ancora Bednarek che subisce il fallo. Comunque sicuramente la coppia Bednarek-Borgianni in fase di attacco sta veramente facendo bene. Sì, sì, adesso la squadra sta giocando unita, compatta. Adesso però c'è stato un errore in fase di finalizzazione, può ripartire Coloni con il numero 2. C'è la rete del pareggio per Niccolò Mercandelli, 19-19. Andiamo a vedere, siamo all'undicesimo minuto di questo secondo tempo, esce in questo caso David Pierattoni ed rientra Francesco Bevanati, forse a dare un po' più di costruzione sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Adesso coach Placchi avrà pensato che era il momento di optare per un cambio, perché la squadra non girava più come prima, allora per dare una svegliata ha dato la sostituzione. Attenzione, errore in fase di costruzione, contro Colombe. C'è la rete, il vantaggio 20-19, e tra l'altro due minuti per Francesco Provvedi, e questo non ci voleva proprio, anche perché di nuovo in inferiorità numerica su un'azione di contropiede. Qui non si sono intesi Bednarek e Edoardo Borgianni, e quindi c'è il vantaggio da parte del Metelli Cologne e l'uomo in meno per Tavarnelle. Situazione un po' più difficile, 11-27 in questo secondo tempo, e c'è un po' di l'arbitro è andato a segnare, e tra l'altro ecco il tifo del Tavarnelle in questo momento. E il vantaggio, però non l'hanno messo sul tabellone, quindi molto probabilmente forse adesso non hanno messo sul tabellone il 20-19, non si capisce perché. Eccolo, ok. No, perché eccolo, hanno fatto tutto un giro incredibile, poi ha segnato questa rete. Bednarek a uomo, al momento critico della partita, ora bisogna rifare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè perdere tempo in attacco. Grande rete di Francesco Vermigli, che pareggia 20-20. Partita bella, entusiasmante, sul filo, perché ricordiamo il secondo tempo era iniziato sul 12-12, siamo 20-20, quindi equilibrio al massimo, e soprattutto ci vuole attenzione e non
e grande parata ancora Mattia Ciani, protagonista ancora una volta. Da mettere, azione bellissima del Cologne che poi è stata conclusa male perché ha fatto una grandissima parata il portiere Mattia Ciani. Ancora in attacco la formazione, questo è bello, questo è Franco Gavidia. Una potenza veramente questo Gavidia, sicuramente il migliore giocatore che secondo me abbiamo visto qui a Colle Valdelsa, al Pala Francioli, anche di quelle gare precedenti. Sì, sicuramente non ha niente da invidiare ai giocatori che si sono presentati qui. Attenzione! Grande rete di Edoardo Borgianni, 2 minuti e c'è il fallo da parte del numero 43 Daniele Soldi, quindi pareggio e sostanzialmente si va con la parità, perché adesso dovrebbe rientrare l'uomo in meno del Tavarnelle, quindi almeno 1 minuto e mezzo dovrebbe essere di vantaggio per il Tavarnelle, quindi 21-21. Franco Gavidia che è marcato a uomo da Francesco Bonanati e loro sono in tre ora a girare il pallone col pivot che esce fuori. Ora rigira, riparte il pallone. C'è la rete, peccato, Andrea Foglia in questo caso ha sfruttato questo spazio, c'è il fallo, 21-22, qui c'è il fallo su Datta Treia, Francesco Probedi, Datta fa il pallonetto ma troppo facile, interviene in questo caso Sirani e bisogna stare attenti perché appena si rallenta un attimo rientra subito in partita questa formazione lombarda. Sì, non dobbiamo commettere l'errore di rilassarci, anche se adesso abbiamo un uomo in più, è molto importante adesso, anzi, riuscire a dare un distacco alla squadra avversaria, anzi prima recuperarli e poi riuscire ad allargare il divario, fallo a parte di Ciri Bednarek. Francesco Bevanati adesso tiene uomo fisso Gavidia Franco, che è il più pericoloso della squadra ospite, che va a tiro, fallo subito Francesco Bevanati. Ancora sì, un'azione che continua, ancora Gavidia, lo chiudono il tiro, peccato perché il capitano, il Paolo Piantoni, ha segnato la rete del 23-21, quindi adesso leggero vantaggio da parte della squadra Metelli Cologne, 23-21, quindi era un più uno sostanzialmente per Tavarnelli, adesso c'è il tiro fuori, attenzione, troppi errori da parte del Chiantibanca Tavarnelle, un momento adesso di difficoltà. Ora in difesa entra Simone Vucci, che è un giocatore molto agile, molto bravo a rubare il pallone, e vediamo un po' come prosegue il gioco. Sì, vediamo, cambia qualcosa chiaramente Matteo Pelacchi, che in questa partita molto tattica, molto di attesa, e ancora bravo, ok c'è il rilancio, il contropiede troppo lungo, peccato, c'è il cambio, entra il numero 86 Lorenzo Provedi ed esce proprio il numero 3 Edoardo Borgianni, forse anche per stanchezza, perché insomma ha veramente fatto tanto. Sì, ha tenuto un buon ritmo tutta la partita, adesso sicuramente avrà avuto bisogno di riposare. Schema della squadra ospite, si ancora è veramente un grande giocatore. Sì, un bello schema. Un bello schema da parte della squadra. E c'è il time out. Thank you.
si riparte 24-21 per Metelli Cologne sulla Chianti Banca Tavarnelle, 16-24 dall'inizio della seconda frazione di gioco. Un momento non certo positivo e c'è la rete! La rete di Edoardo Borgianni, che accorcia le distanze. Forse qui non impeccabile il portiere Sirani, che aveva intuito, però il tiro era forte. Sì, un tiro molto forte, molto preciso anche di Edoardo Borgianni, ha sorpreso il portiere alla sua sinistra. Eh sì, quindi di nuovo ritorna sotto la formazione. Bravo ancora Francesco Provvedi, che riesce a recuperare Datta. Ah, peccato, perché qui adesso ancora Provvedi. Esce Borgianni, rientra Provvedi, Lorenzo in questo caso. Cercano di cambiare un po' sia in fase offensiva che in fase difensiva. Fanno cambio attacco-difesa e poi nell'azione prima del gol di Edoardo Borgianni c'era Francesco Provvedi, che di solito è un terzino a pivot. Quindi cambio anche questo, vuol dire che sta bene, vuol dire che è in forma, e quindi questo è positivo per la squadra di Matteo Pelacchi. E ricordiamo 24-22 al 17° minuto di gioco, siamo una partita ancora nel vivo, nel pieno. C'è il tiro, la parata, grande parata, c'è il fallo anche da parte del numero 4 Nicolò Mercandelli, e quindi ritorna la sfera a vantaggio della squadra di casa del Tavarnelle, che la fa girare. Bednarek che ancora la cede a Francesco Bevanati, Bevanati taglia sempre per Bednarek, attenzione Bevanati, c'è la parata ancora del portiere, ma la recupera, bravo Datta, ancora rallenta un attimo il gioco con Edoardo Borgianni, ancora Bednarek, la fanno girare per cercare il pertugio giusto, il tiro, la palla è fuori, ma c'è il fallo. C'è il fallo, sì, c'è il fallo del numero 8, in questo caso Andrea Foglia, azione insistita del Tavarnelle. Sì, sì, è una bella azione, ben manovrata, però sono riusciti a chiudersi bene la squadra ospite, attenzione, fallo. Edoardo Borgianni prova il tiro, rimane lì la palla, con grave invasione del difensore, ma non ha fischiato niente l'arbitro, adesso può ripartire in contropiede, squadra ospite, palla al numero 4 che si ferma e rallenta l'azione. Si rimette in fase difensiva, adesso c'è anche un cambio anche per la squadra ospite con l'entrata di Daniele Soldi, che riceve proprio in questo momento, e qui sempre a uomo Francesco Bevanati su il numero 2 Franco Caviglia, no, passi, sì, c'era, mi sembrava il numero 8 Andrea Foglia, aveva fatto un passo in più. Sì, giusti i passi dati dall'arbitro, e ora c'è il Tavarnelle palla a mano in attacco con Edoardo Borgianni. Grande rete, Edoardo Borgianni che esulta, 23-24, si riavvicina a Tavarnelle. Sicuramente l'entrata di Edoardo Borgianni ha veramente dato quella scossa che ci voleva. Sì, un ragazzo giovane che sta giocando con molta personalità, e questo è buono per la squadra. Attenzione, c'è il tiro, invasione. Bednarek, no, c'è il rigore per, e c'è il cambio di portiere, entra Vucci, Stefano Vucci, esce Mattia Ciani, vediamo se Stefano riesce a parare il tiro di Gavidia. Qui era un po' dubbia questa interpretazione dell'arbitro, ma purtroppo. E c'è la parata! No! C'è il fallo. Grande parata in questo caso, bravo Stefano Vucci, che ha chiuso la sua porta al tiro di Gavidia, e quindi ancora il vantaggio è 24-23, attenzione, chiuso da 2, sfondamento, quindi ancora la formazione di Pelacchi che ha l'occasione di andare a pareggiare. Sì, adesso è importante non farsi prendere la fretta, siamo un uomo in meno in attacco, dobbiamo temporeggiare, aspettare il rientro del nostro uomo. Intanto ricordiamo grande parata di Stefano Vucci, ha ipotizzato Franco Gavidia sul dischetto.
Adesso prova a far girare la palla Tavernelli, non deve avere fretta però. Con Francesco Vermilli, Edoardo Boggianni. Francesco Provedi, il tiro, la deviazione. È stato spinto, infatti l'arbitro... Fallo. Fischia fallo. L'avevi visto che ce ne fa? Sì, perché lui quando ha saltato, non so, Gaviria o il 58 sono usciti subito a spingerlo sopra le spalle, è un fallo brutto. E in questo caso Matteo Pelacchi ha chiesto 2 minuti, ma no, l'arbitro non ha ritenuto un fallo diciamo dentro la linea dell'area di rigore, e invece adesso c'è l'azione ancora insistita, il tiro troppo facile, via, diciamo così, di Francesco Bevanati, e quindi adesso ritorna in attacco la formazione del Metelli Cologne a 9 minuti dal termine della partita. Siamo al 21° e 10 secondi, quindi entriamo veramente nel vivo negli ultimi 9 minuti di questo match bello, intenso, equilibrato, dove, attenzione sulla fascia, forse era pass, mi sembrava, c'è la rete, ma non ha fischiato l'arbitro, quindi vantaggio 23-25. Davide Lancini ha segnato la rete del più 2 e quindi si riporta un vantaggio di 2. Adesso Bednarek è rientrato, quindi si ristabilisce la parità numerica. Sì, nell'azione prima c'erano stati passi di Soldi che voleva metterci un palleggio e poi non è stato messo, a quel punto aveva già fatto passi. Eh sì, sicuramente l'avevamo visto, perché il palleggio non l'aveva fatto, però gli arbitri, la coppia romana, ma che non è di Roma ma è romana come cognome, c'è rigore, invasione del difensore, e c'è il calcio di rigore, anche in questo caso cambio del portiere con l'entrata di Cristian Sirani al posto di Andrea Sirani per il tiro di Edoardo Borgianni. 23-25 in questa fase, andiamo a vedere, e c'è la parata da parte del portiere ospite che ipnotizza in questo caso il giovane giocatore fiorentino, e quindi il punteggio rimane identico, 25-23. Questa può essere un po' un fatto negativo per Tavernelli anche psicologicamente. Sì, soprattutto perché io l'avevo detto anche all'inizio, sono le piccole cose che ti danno la mentalità di andare bene nella partita, e questo rigore sbagliato vediamo come si decisione. C'è la rete da parte del numero 19 Gianmarco Barbariga, che tra l'altro è la prima volta che era entrato il Carlos Britos, ha dato la chance anche a lui, quindi più 3, quindi si allontana un po' la formazione del Metelli Cologne. Attenzione, bisogna rientrare subito, provvedi, la cede a c'è la grande parata e la deviazione, adesso può andare in contropiede, no, rallenta. In questo caso Franco Gaviria prende anche un colpo, qualcosa, mentre stava dando la palla al suo compagno, al naso, si tocca il naso. Insomma, diciamo, bravissimo Francesco Provedi, che riesce a recuperare, la cede a Vermigli avrebbe la chance, ancora potrebbe tirare, niente da fare, la cedono a Edoardo Borgianni, rallentano un attimo, si sistemano per avere la chance di questa penetrazione. Bravo, e c'è la rete, 24-26, Edoardo Borgianni, 24-26, c'è time out per Metelli Cologne.
Allora, si ripartiamo 24-06 dall'inizio del secondo tempo, 26-24 per Metelli Cologne, e accorciato di nuovo le distanze Tavannelle con grande parata ancora per in due si sono dati fastidio. Peccato, perché potevano recuperare questa palla. Simone Vucci non è riuscito a recuperare la sfera. Adesso c'è il tiro, c'è ancora la parata, ma c'è il fallo del numero 7 Francesco Vermigli, che batte il 5 al numero 58 Davide Lancini. Questo è un bel gesto, perché sicuramente c'è agonismo, però poi alla fine insomma si va a giocare a palla a mano. Sì, la sportività prima di tutto, si è accorto che ha fatto un brutto fallo e andiamo subito a chiedere scusa al diretto avversario. Adesso il discrittore del rigore contro Stefano Lucci, che segna il numero 20 Paolo Piantoni, sei il capitano. Quindi 24-27, peccato, perché adesso si accorcia il tempo a disposizione per recuperare. C'è il tiro, la parata di piede, ancora però la palla ritorna a Tavannelle, qui la divisa, c'è il fallo, per fortuna non riescono a trovare lo spazio. Bednarek, parata con le mani, non era un tiro difficilissimo. No, ha fatto un tiro molto, molto debole, che il portiere la parata facilmente. Soprattutto la squadra non sta più giocando come una squadra, si va a tirare da singoli e non si fa allargare la difesa, e quindi il tiro risulta difficile sopra due avversari molto alti. Eh sì, sicuramente mi sembra la disanima. Bella parata ancora in questo caso di Mattia Ciani, senz'altro in grande forma oggi. Ha fatto diversi interventi, ancora Bednarek, che il tiro, troppo, c'è il fallo, meno male c'è il fallo. È stato importante Francesco, che ha dato una piccola spinta all'avversario, così sbilanciandolo. È stato bravo Francesco. Eh sì, ancora Tavannelle che cerca di far girare la sfera, ma c'è l'errore di Provvedi, voleva, attenzione. Si allontana Metelli Cologne, 28-24. Tre minuti e 30 secondi al termine della partita, più 4 per la squadra del Metelli Cologne. Adesso c'è il fallo ancora. E la grande parata, questa volta è stato molto bravo il portiere, e addirittura riesce il Metelli Cologne a recuperare la sfera. Adesso si fa dura per il Tavannelle, che ha solamente 3 minuti per recuperare lo svantaggio di 4 reti, e soprattutto in un momento in cui la squadra lo sta girando in fase offensiva e non riesce a segnare. Eh sì, è vero, adesso è da qualche minuto, c'è il tiro, la parata, e quindi la palla che va, ritorna nelle mani del Tavannelle. Ancora speranza per la formazione di Alessandro, di Matteo Pelacchi, e deve tentare il tutto per tutto. C'è la rete e 2 minuti per il numero 20, per il capitano Paolo Piantoni. Grossa chance, 2 minuti per il capitano Piantoni, ancora a 3 minuti, anzi 2 minuti e 20, 25 e 28, giusto, corretto, 3 gol di distacco. Attenzione, qui poteva intervenire, invece non è riuscito il break di Francesco Provvedi. Adesso ecco qua. Fallo, non mi sembrava fallo. Ha preso solo il pallone. Francesco Provvedi ha preso solo il pallone. Chiusura da parte della difesa, adesso stringono. C'è il tiro. Era. E c'è 2 minuti per Francesco Provvedi. Mi sembrava. Ci sono stati i passi del numero 8. Sì. È andato per segnare Andrea Foglia. Quindi 29-25, un minuto e
49 alla fine, con adesso entrambi un uomo in meno, quindi 6 contro 6 anziché 7 contro 7. Bisogna tentare il tutto per tutto. Qui c'è fallo e c'è la rete comunque. Fuori un altro, altri due minuti, quindi 29-26. Sì, non so che è successo, David Perattoni era dentro l'area dei 6 metri loro, è uscito, ha preso il pallone, ha fatto gol, però questa era riga, era area, e infatti il loro numero 8 si è lamentato e ha preso 2 minuti. Qui hanno sbagliato l'arbitro. Eh sì, adesso c'è il pressing da parte sempre su Franco Gavidia, 26-29, e c'è il time out chiesto dal Britos, da Carlos Britos. Partiamo, 28 minuti e 37, adesso c'è il tiro alla rete, qui si sono fatti un attimino sorprendere, e c'è la rete, quindi 27 a 30, subito e si è fatto addirittura espulsione. Espulsione in panchina ed espulsione per il numero 7, per Francesco Vermigli. Qui c'è stata un'azione velocissima del Cologne e poi subito un'azione ribaltata da Francesco Vermigli, che poi però non so perché si è arrabbiato con l'arbitro e ha preso rosso, e anche la nostra panchina è molto arrabbiata e ci sono state anche delle ammonite. Sì, un ammonito in panchina, mi sembra, un dirigente. Francesco Tomei, secondo allenatore, ecco, infatti proprio. Francesco Tomei è stato ammonito perché anche lui ha dato chiaramente ha detto qualcosa all'arbitro, e l'arbitro ha subito estratto il cartellino giallo, quindi finale 1:03. C'è il cartellino blu, mi sembra, blu, sempre per Vermigli, 2 giornate almeno, quindi peccato perché aveva, tra l'altro aveva anche segnato, no? Non si capisce, si vede, squalifica almeno di 2 giornate, quindi 2 turni, insomma una perdita importante per... Aveva fatto anche bene in questa partita, non so perché, ha parlato, cioè era lì, ha parlato un po' troppo all'arbitro, e l'arbitro è opportuno dare il rosso. Sicuramente lì ha perso un po', come si dice, la lucidità. Nell'agonismo, sì. E adesso siamo all'ultimo minuto di gioco. Passi. Tagliala via. Proviamo l'ultimo tentativo. 3 gol da recuperare per il Tavarnelle. C'è la rete. Datta va a segnare, 28-30. Vediamo un po'. Ancora. C'è la rete del numero 43, Daniele Soldi, 28-31, ancora 29-31, e Bednarek si è andato a segnare, mancano 15 secondi, era passi anche questo era passi, l'abbiamo visto, incredibile, e si chiude così.
29-32 a 5 secondi alla fine, il tiro, la parata, e termina così la partita. Termina sul 32-29 qui al palazzetto, al Palafrancioli di Colle Valdelsa. Vince Metelli Cologne contro Chianti Banca Tavarnelle. Io ringrazio Alessandro Lastrucci. Grazie a voi, una bella partita. Purtroppo il Tavarnelle, nonostante sia riuscito a tornare in partita dopo il primo tempo, ha avuto un momento di calo e Cologne ne ha approfittato. E Yassan Pritt, anche lui un peccato. Grazie a voi, sì, è stato un gran peccato, soprattutto perché era una squadra con la quale ci si poteva giocare a viso aperto. E l'abbiamo anche